mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia, e stringerò il cuscino tra le braccia mentre ti vedrò. Carlo, Carlo, mi piglia a pacchere quando è in macchina con te, sempre questo CD Adriano Celentano, sempre. Ma non è un CD, sono io uguale. E non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo, e stringerò le mani tra le braccia mentre seguirò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà, cattivo come adesso, e lo so. E quando mi vedrà, va bene? Ciao ragazzi, attento, guarda questo come cazzo guida qua, E fermati mezz'ora almeno, e da un pugno chiuso una carezza si aprirà. Oh, stop! Ovvero stop! Poppici, poppici e ornitorinchi. Di mano ci chiudono, un apolo aperto. De Luca Sangazza e tu poma lasse. Ma metto paura. Agenda ma stress, a posto sta chiuso. A chiesa Sangazza, perché non può trasì. Ma metto paura. Ma metto paura. Noi siamo i fobici, più fobici. Siamo l'esercito dello stress. Fobici e ornitorinchi. Fobici e ornitorinchi. Ma metto paura. Salvini, Meloni, Zingaretti e Di Maio, Maron e Coguai, a plastica acida. Ma metto paura. Però almeno una pizza ci ha potuto mangiare. Guagliù, fatta là, sei troppo azzeccato. Ma metto paura. Ma chi mi ha cercato e veni fino a qua? Solo monouso, mo manco un caffè ci potremmo pigliare. Noi siamo i fobici, i fobici, più fobici. Siamo l'esercito, l'esercito dello stress. Noi siamo i fobici, l'esercito dello stress. E ornitorinchi. Fobici, mi piace questo fatto così. Senti, ma ornitorinchi che poi sempre poi dobbiamo spiegare ai nostri telespettatori che vuol dire ornitorinchi. Poi ma, ce lo dico. Vabbè, comunque a parte questo, ieri hai visto quel film che parlava. No, io vado al cinema. Vabbè, al cinema non ci vado. Vabbè, ma a parte che cioè, speriamo, insomma, ma perché poi non vai al cinema? Scusa. Perché al cinema ho sempre paura che possa sedersi qualcuno vicino a me che non conosco e magari. Vabbè, ma quelli sono stati fatti apposta le distanze di sicurezza proprio per andare sì, a cinema. Sì, però è meglio tenere una doppia sicurezza. Io non ci vado proprio per tenere la sicurezza massima. Vabbè, ma ecco. Perché scusa, è importante andare insomma al cinema a vedere, a culturarsi un pochettino, cioè uscire. Poi tu puoi andare pure con tipo porti una persona tua, un congiunto, hai capito? In maniera mia moglie, che per esempio. Tua moglie, per esempio, così state. A questo non va che ci uscire. Vabbè, comunque è un problema che devi risolvere questo qua del. Ok. Ah, guardala qua. Oh, un momento, chi è? Gabriano, aspetta. Questo è il solito. Sex, ancora un su sex. No, non già. Sanitex. Fallo entrare. Entra, vediamo, lasci parlare su problema che tieni tu, prego. Su problema del cinema, perché secondo me c'ha qualcosa. Qualcosa per. Sì, per poter andare, così vai secondo tranquillo. Te? No, vediamo, il conto c'ha tutto, vediamo un po' che ci propone. Sì, un attimo, dopo che lo fa. No, adesso no, sono entrati in trasmissione, sta fobici. Vi devo lasciare. Lasciate tutti gli indirizzi. Lasciate indirizzi alla nostra segretaria. Luana, Luana. Per favore, noi stiamo registrando. Ecco, grazie. Sempre lo stesso errore, girare il telefono, bravo. Sta al telefono con i clienti. Però noi qua stiamo registrando. Secondo me solamente quando viene qua dentro fai queste cose. Togliete sto telefono. Gli affari vanno a compiere. Mi immagino.
rimane poco. Comunque il problema, sapete qual è? Che lui mo sta prendendo i mezzi pubblici, però vorrebbe ancora più distanza, soprattutto nella metropolitana. Sai, perché anche se ci sta lo spazio di un posto libero, lui ne vorrebbe di più. Cioè, avete qualcosa per risolvere il suo problema? No, nel senso che non c'è problema. Non c'è problema, decidono direttamente, non c'è problema, mi mettete uno stato d'ansia. Ma quello è un modo di essere, qua dentro prendiamo la soluzione pensata appositamente per il problema di qua oggi. Qua dentro? Perfetto. Non proprio qua dentro, l'idea, il concetto sta qua dentro, poi io chiamo il mio assistente. Vediamo. Cioè pure l'assistente, sempre l'assistente, sta andando bene. Eccola qua. Vediamo un po'. Eccola qua. Questa qua serve per il distanziamento. Questo è il vostro congiunto, lo potete portare nelle varie occasioni. Ognuno la vita così, ma che questo vero fa? La fai sedere là, assistente! Assistente, vediamo un po' che cosa. Bello, c'è pure gli abiti. Ecco qua. Questa la potete portare a teatro, avete bisogno di un abito chic e la mettete nel brillantinato, guardate qua, fa pure vantanno con la mascherina, dovete andare, che ne so, a cinema o al campo sportivo, gli mettete un abito più sobrio, ecco qua, questa è praticamente. Signor Sanitex, ma queste cose, anche questa l'avete testata? Sì. Questa è testata sempre metodologicamente testata. La testata. Al momento ancora non la dimenticavo, per questo c'è anche l'omaggio anche oggi, come le altre volte precedente, certo. Ecco qua, questo vediamo. È l'omaggio, la pampetta, ovviamente per gonfiare la signorina, questa la lascia a voi, questa la lascia a voi, questa me la tengo io, la pampetta, questa è interessante, questa pampetta. Ecco qua, ci vediamo al prossimo appuntamento e mi raccomando, tenete duro, teniamo duro, scusate, buttate pure tutto sta roba, per favore, la pampetta va bene, il resto portatelo, chiamate all'assistente, oh, telefonino, ecco qua, prego, mamma mia, però puoi risolvere il problema così. E bello sta pompetta, il tambalo. Comunque, andiamo avanti. Allora, come stavamo dicendo, questa era la situazione, la cosa, non sei più tranquillo. Ok. L'esercito rumpre e ornitorinchi. Allora, siamo pronti con il momento che tutti aspettano, l'intervista al nostro ospite, l'eccellenza. Che è essere successo? Essere o non essere. Questo. Tanto ho un problema rosso, sai qual è? Che tu l'attore non lo può fare, non è cosa tua. Tu puoi fare il cabarettista, puoi fare l'autore, ma l'attore non è cosa. E chi lo dice? E te lo dico io, ma ce lo facciamo dire meglio dal nostro ospite, che è proprio un intenditore di attori, teatro, voce. Vai con l'intervista al nostro amico regista. L'esercito rumpre e ornitorinchi. Abbiamo un grande amico, un grande commediografo, un grande regista, un uomo di teatro, scenografo, diplomato all'Accademia delle Belle Arti, numerosi sono i suoi saggi che ha scritto. Allora, carissimo Franco, il teatro è in crisi, è inutile che ci prendiamo in giro. Il teatro è in crisi, io una delle ultime cose belle che ho visto a teatro, non perché sei presente, non per piaggeria, è stata la Lisistrata, della quale tu hai fatto una regia e hai mantenuto, rispettato la tradizione di quella commedia, non hai stravolto, perché ultimamente, ecco, tu cosa pensi degli stravolgimenti teatrali, del teatro classico napoletano? Vabbè, ma noi stiamo comunque attraversando un momento storico molto molto delicato e io se cerco di essere un po' più democratico, insomma, io mantengo perché sono molto più radicale in genere, e la situazione non è proprio di quelle felici, perché secondo me si è interrotto proprio parlando avendo letto il libro che tu hai scritto, sì. Secondo me il vero dramma che sta vivendo la nostra cultura, il nostro momento storico, è che c'è stata un'interruzione nella tradizione. Per cui c'è tutta una generazione di operatori, di registi, sedicenti registi, autori, drammaturghi, che non hanno la conoscenza di quella che è la memoria storica, che non è molto lontana, parliamo degli anni 70, degli anni 60. E questa è una delle cose che mi mette veramente molta tristezza, perché quando si interrompe l'aggancio con la storia, poi
la cosa inizia a diventare pericolosa. Il mestiere del regista è complicato perché deve coniugare due mondi completamente opposti, che è quello là intellettuale e quello là pratico, perché il regista è uno che ha a che fare con tutta una serie di settori, scenografie, costumi, lo stesso agire sugli attori, che se non hai un minimo di preparazione su quella che è la materia dell'attore, come fai a dirigerlo? A volte faccio delle domande tipo la differenza tra Plauto e Goldoni, che insomma ci stanno, però non ci stanno nemmeno, perché bene o male hanno una familiarità, perché la commedia ha un suo percorso evolutivo, però in genere c'ha una cellula che si ripete sempre uguale. Franco, tu sei stato regista e autore di un bellissimo cortometraggio che è Il silenzio delle bambole, che ha preso un premio un mese scorso, un altro premio. Sebastiano Summa tra i protagonisti, è un cast di tutto. Sì, dove c'era anche Carlo Maria Totino. C'era anch'io. Che faceva un carabiniere. Vabbè, ma a me andava bene così. Va bene, era giusto che fosse questa la mia parte. No, il vecchio o la vecchia. Sono d'accordissimo. È stata una grande esperienza, però quello che ti volevo dire. Come tu pensi che la crisi che oggi c'è, è inutile negarlo, nel cinema, nel teatro e anche nel cabaret, io e Antonio proveniamo dal cabaret, quindi più o meno così, dipenda esclusivamente dal Covid, oppure sotto sotto c'è stata già una crisi e mo... No, il Covid probabilmente ci sta aiutando, perché sta tirando fuori chi ce la fa veramente. No, è una crisi... La crisi parte dagli anni 80-90, ho avuto la fortuna di fare l'infanzia negli anni 70, è un'altra Italia proprio, cioè non si discute proprio. Ho sempre agito nella visione, nel progetto di realizzare questa cosa, che qua la tragedia è che non c'è più l'utenza. Esatto. Cioè il pubblico è stato massificato, per cui non c'è più... No. Da queste parti, perché per fortuna al nord il teatro comunque è seguito diversamente. Tu lo immagini un teatro in streaming? Ma visto che si può tutto questa cosa a distanza. No, insomma è una cosa che serve per, diciamo, far stare un po' in attività i colleghi che non ce la fanno a stare fermi, però il nuovo teatro è un'altra cosa proprio. No? Parlaci di una tua paura, di una tua... Una cosa che ti ha insicurezza, anzi, diciamo. È una cosa che veramente mi mette un po' di ansia, è il futuro dei miei figli o dei giovani. Questa è una cosa che a cui non riesco a dare una risposta e né a vedere una prospettiva. Ed è drammatico quello che dico. Interessante, Carlo, veramente interessante. Cioè a un certo punto che uno spesso ascolta e si ritrova in queste cose. Sì. Per saperne di più chiediamo un parere alla nostra esperta, la psicologa. Annunciala tu. Sì, l'annuncio io, sempre con quel lavoro di ricerca che ho fatto nel dedicarle delle canzoni che iniziano o hanno il suo nome all'interno del testo. Volevo qui il nostro menestrello apprendista chitarrista per far sì che possa dedicare alla nostra dottoressa una canzone che porta il suo nome. E allora ti chiamerò trottolina amorosa e da 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 da, il tuo nome sarà na 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 na, trottolina amorosa e da 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 da. Non fa così, Carlo, questa è una canzone famosissima. È du du da da da. Vocale, la devo dire la consonante. Sì, ma perché comunque stiamo parlando di una persona seria, non è che la potremmo pigliare in giro. Ma non la prendo, anzi io le dedico le canzoni. È una tecnica, però allora vabbè. Studia di più. Vabbè. La nostra vabbè. Psicologa è da Cioffi. È da da, è du du, cioè ma che cazzo. Le decisero tre e ornitorinchi. Salve a tutti, sono Edda
Cioffi e sono una psicologa e una psicoterapeuta e sono qui nel mio studio pronta per raccontarvi quelle che sono le paure, i timori, i disagi, appunto le fobie dei nostri protagonisti, ovviamente grandi personaggi, esperti ed eccellenze del loro settore. Ovviamente prima voglio salutare chi? Antonio e Carlo. Ciao Antonio, ciao Carlo, saluto a tutti i telespettatori e ringraziamo la TV che ci ospita più N. Ed io sono pronta per raccontarvi riguardo la paura di questo nuovo protagonista. Lui è Franco Cutolo. Franco Cutolo, grande regista, grande scenografo, la sua paura è la paura di dare consigli nel futuro. Che paura particolare, che fobia molto molto particolare. Tra l'altro le fobie di questo protagonista, la fobia di questo protagonista è davvero molto intensa, data la sua sensibilità artistica. Quando si parla di paura del futuro in realtà si fa riferimento assolutamente anche alla paura del presente. Quindi una sorta di meccanismo di difesa che effettua uno spostamento dal futuro al presente, anche perché il presente è un hic et nunc, ovvero il qui ed ora. Tra l'altro diceva tanta cosa, ne esiste un solo tempo, che è quello del presente. Nell'intervista Franco Cutolo ci racconta di un grande disagio che stanno vivendo i giovani di oggi, ovvero la rottura delle tradizioni. Rompere con le tradizioni significa anche in un certo qual modo non saper vivere il presente e quindi il futuro. Da qui appunto questa paura. Si parla di paura e in tal caso si parla di fobia. Beh, c'è una differenza. La paura è una reazione emotiva commisurata al rischio reale. La fobia è una reazione emotiva non commisurata al rischio reale. In questo caso potremmo parlare sì di fobia, ma anche di paura. Grazie a Franco Cutolo per averci raccontato la sua fobia e continuiamo e continuo dicendo che innanzitutto Carlo, Antonio, la prossima volta sarò con voi in studio lì perché devo analizzarvi, devo psicoanalizzarvi, potreste essere anche per me dei veri e propri casi clinici, quindi non vedo l'ora di conoscere meglio voi, di entrare nel vostro io psichico, nel vostro io, non nel mio, perché il mio lo conosco bene, ma tra l'altro vi dovete spiegare ma cosa intendete per ornitorino. Spiegatemi questa parola perché fobici mi è chiaro, ma ornitorinchi quindi devo essere assolutamente lì con voi in studio. Ringrazio sempre voi, i telespettatori, la TV più N e voglio concludere dicendo che raccontare la vostra paura è la prima forma di benessere e di cura. Il problema non è la paura, ma come la si affronta. Alla prossima! Veramente molto interessante, ma la cosa che più mi ha colpito, e lo dico sempre, è vedere che la dottoressa Edda Cioffi è anche molto brava nel capire le famiglie, la psicologia familiare. Le dinamiche, le intendi? Dinamiche, ecco, sì, addirittura sì, sì. Molte persone si fanno anche altre famiglie, delle sì. Nuove famiglie. Anche la camorra però. Vabbè, ma non intendevo dire sì, questo, sì, no, ecco. Quello che comunque bisogna aggiungere dei particolari, dei dettagli sulle le nuove generazioni, sì. Quelle dei baby boomers, sì. Quelle degli zoomers, quelle della X generation. Vabbè, tutto block stai parlando, tuo padre, un nipote e un nonno. Cioè, chi sei? Vabbè, allora vai con il però servizio. In inglese era più bello, vabbè, sì, vai con il servizio sulla famiglia. Va. Senti, io ho paura. Di chi hai paura? Di chi ho paura? Quest'anno in classe è venuto un nuovo compagno di classe, di colore. Un ragazzo di colore. E tutti quanti lo ignorano, non vogliamo stare con te. Io invece lo stimo. È una cosa bella quella che anzi, io vorrei essere come lui. Però ho paura perché lui è diffidente verso di me. Ma quelli sugli stranieri un po' così, su diffidenti, quando stanno in un paese nuovo, poi dopo si abituano, dagli un po' di tempo e vedrai che acquisterà fiducia in te. Speriamo. Stai tranquillo, no. Non aver paura. Ma chi te? Voglio un'ora di tappata, sa se di no, dagli giorni. Che da fare? Tempo. Non può perdere tempo, no? No, e allora sta a sentire a me. Sta a sentire a lui. Ecco qua. Il saggio. Qua ci stanno 30 euro. Grazie, grazie. Un quarto d'ora, due lampade ti passavano. E si tolle quella X. Grazie. Anzi, trovi un soprannome sotto. Magari mandito, ci vengo a chiapparsi. Fa come padre, tu. Perché l'ha solo perso il tempo. Hai capito? Grazie. Ti do un caffè, oi. Se tu no, che è meglio. Lo pensavo a padre, lo pensavo. Buono un caffè. Ottimo. Ma tu devi stare tranquillo, non ti devi preoccupare. Come un magia preoccupato? Oh, siete fuori dal cerchio che suona l'allarme! Questi cerchi sono stati messi apposta proprio per mantenere la distanza. E ogni tanto mi fai infervorare, quindi.
Cioè, comunque, io sono sicuro, cioè che questa trasmissione non c'ha un grosso bacino d'ascolto. Ma che dici? Ma che dici che ha raggiunto un volume di ascolti altissimo? Sì, problemi di volume, problemi di volume, non vi preoccupate. Ma adesso niente, becchi, ecco qua, tester. Guarda che ecco non qua. Vengo io problemi un attimo, di volume. Senza, ma se c'è lui il problema. Ah, c'è lui il problema. Adesso. Effettivamente non si sente. E va buono, fa niente, vuol dire che andate avanti in monovolume. Ma la televisione dove li prende questi? Mamma mia, qualsiasi cosa a livello di volume se lo vedono tu quando sono vedendo tu quando l'orca comunque andiamo avanti, vediamo quando iniziano già le prime paure, le prime fobie con i nostri amici fobicini. Ok, l'esercito rustre e ornitorinchi. Dopo ci andiamo a prendere il gelato, Lele? Sì, dai. Ma a proposito, ma te come va a scuola? Dai, bene, tra poco escono le pagelle. A te invece? No, io sto andando bene. Figurati che oggi papà mi ha detto anche che sto facendo la collezione di Bravissima. Complimenti. Grazie. Scusa Emanuele, ma c'è un'ape e io sono terrorizzata dalle api, quindi scappo! Anche io! L'esercito rustre e ornitorinchi. Guarda, sono felicissimo perché veramente non mi sembra vero che stiamo portando a termine la trasmissione. Soprattutto che tu stai benissimo, perché tu sì, prima non sto ti... benissimo. Stai benissimo perché tu prima non ti ricordi come stavi, Ma come stavo? No, a parte che non è che stai tanto buono, però voglio dire, rispetto a prima, come stavi? Io adesso mi sento bene, adesso prima non lo so come prima stavo. Non lo so, ma ti faccio vedere come stavi, perché è meglio che uno... Sono curioso. Per non dimenticare, prego, vediamo come stava Antonio. Questa è una casa tua. L'esercito rustre e ornitorinchi. Antonio, ma perché sei così triste? Perché nessuno mi capisce. Come ti capisci? Mi metto paura perché sono un incompreso. Come ti comprendo? Mi metto paura perché mia mamma non mi capisce. Mio padre non mi capisce. Ma sai cos'è? I genitori quando si fanno anziani è difficile che capiscono poi le nostre esigenze. Le mie sorelle non mi capiscono. Non hanno mai capito niente, sora. E che tu dica fa? Nemmeno mia moglie mi capisce. E meno male che non ti capisce, perché se ti capisse vorrebbe qualcosa in cambio sicuramente. Ma stammi sentendo, ma tu hai provato ad andare da uno psicologo? Mi metto paura dello psicologo. E perché? Perché ci sono andato. Ah. E dopo 6 mesi di sedute, i soldi, tanti soldi, mi ha detto, voglio, i manchi te capisci. E tu come sei rimasto, ma scusa? Sono rimasto male. E te credo. Però sai che potresti fare? Ci sta un rimedio, ti potresti fare una bella camminata, cioè nel senso potresti intraprendere un cammino, il cammino della speranza. Tu cammini, cammini, vai, il cammino di Santiago, cammini, cammini, cammini e ritrovi te stesso. Ah. Un sacco di gente fa. E se poi quando mi ritrovo, se mi ritrovo non mi piace. Vabbè. Che magia fa tutto cammino a rete una da volta. L'esercito rustre e ornitorinchi. Siamo giunti alla fine di questa puntata. Però Antonio, vuoi ricordare ai nostri telespettatori cosa devono fare? Allora, nel caso in cui abbiate da mandarci un video con le vostre paure, una paura simpatica, una paura antipatica, una paura curiosa, potete inviarcelo e saremo molto felici di riceverlo a questo indirizzo. Sì, allora l'indirizzo è fobici e ornitorinchi@.it.
Cioè, soltanto i chiocci non andava bene. Ma sì, 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 però hai detto pure che i più belli verranno scelti, verranno selezionati. Lo dico subito, i più belli saranno scelti e selezionati. Esatto, la domanda perfetto. È, ma chi è che fa la selezione? No, la selezione la facciamo noi e li mettiamo come sigla finale. Ti volevo chiedere una cosa, ma perché la trasmissione Fobici e Ornitorinchi? Ornitorinchi, poi te lo spiego. Vabbè, poi mi spiego. Nel frattempo ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti. Ciao e vediamo la sigla con questa paura di questo amico che ci ha inviato il suo video. Ai, ciao. Eccoci qua. Ciao Carlo. Ciao Antonio. Ciao a tutti. Mister Felicità è qui. Peppe Online, piacere di conoscervi. Allora Carlo, ottima domanda. La fobia, la paura che ogni essere umano ciao, voi o non voi, chiunque ha paura di qualcuno o di qualcosa, è normale, siamo esseri umani. Allora, dopo questa ottima domanda, ti sono sincero Carlo, ti dico che la mia più grande paura, la mia più grande fobia sono gli insetti. Cioè qualsiasi tipo di insetto, non solo i ragni, le mosche, le zanzare, proprio tutta la generazione, l'albero genealogico degli insetti mi fa davvero aiuto, gridare, suspense, ansia, il cuore, le palpitazioni, quando davvero incontro un insetto che mi gironzola attorno, ma anche le zanzare fisso mi entrano negli orecchi, cioè credimi, pelosi, brutti, ma a che servono gli insetti? Cioè, cosa producono nella nostra vita? Cioè, veramente, credimi, gli insetti proprio ho estremamente paura. Quindi direi che la mia fobia più grande riguarda appunto gli insetti. Ti ringrazio Carlo, ti ringrazio Antonio, vi auguro una buona giornata. Ci vediamo presto, mi raccomando che state connessi con Mr. Peppe Online. E si sorride sempre. Ciao! Ah!